Benvenuti, oggi è mercoledì 29 maggio 2024. Il sole sorge alle 5.42 e tramonta alle 20.13. La luna sorge a mezzanotte 55 e tramonta alle 11.09. Oggi 29 maggio si celebra Sant'Alessandro. Il nome Alessandro deriva dal greco e significa difensore dei propri sudditi. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 29 maggio per celebrare la giornata mondiale dei Peacekeepers, una giornata per onorare gli uomini e le donne che hanno prestato e continuano a prestare servizio nelle missioni di pace delle Nazioni Unite in tutto il mondo. Compie oggi 65 anni l'attore inglese Rupert Everett, noto per aver recitato in film di successo come Pret-a-Porter e Shakespeare in Love. Festeggia 53 anni l'attrice Carlotta Natoli, figlia d'arte, che ha esordito a 8 anni nel film Confusione. Ha poi partecipato a diverse serie TV e fiction, tra cui Tutti pazzi per amore e La compagnia del cigno. Infine, oggi compie 53 anni Noel Gallagher, ex frontman degli Oasis e fondatore del collettivo Noel Gallagher's High Fly Birds. Il primo album del collettivo ha conquistato il doppio disco di platino per le 600.000 copie vendute nel Regno Unito. Vi portiamo in cima al mondo. Il 29 maggio del 1953. Edmund Hillary e Tenzin Norgay hanno sfidato l'Everest, la montagna più alta del pianeta, e l'hanno conquistata. Nessuno prima di loro era riuscito nell'impresa. Furono i primi a toccare quel tetto celeste a 8.800 metri di altezza. Il castagno dei 100 cavalli è un albero plurimillenario che si trova nel parco dell'Etna, nel comune di Sant'Alfio, ed è uno dei più grandi d'Italia. Secondo la leggenda, la regina d'Aragona, di passaggio nella zona del vulcano, incappò in un violento temporale e si rifugiò proprio sotto quel castagno. E non da sola, ma insieme a tutto il suo seguito. Buongiorno ai 12. Oggi la luna ha il bisticcio con Urano e Mercurio, il che potrebbe creare dei problemi di comunicazione e di grande elettricità nello zodiaco. Vediamo come. Ariete, oggi l'elettricità che si può generare è quella relativa comunque al conto in banca. Probabilmente dovreste rivedere degli investimenti o dovreste aggiustare qualcosa rispetto all'assetto economico. Anche per quello che riguarda la casa come luogo, probabilmente oggi sarete un po' più nervosi del solito. Toro, questo aspetto è un aspetto molto delicato per voi. La quadratura luna con Mercurio e Urano che ospitate tende a essere un po' instabile ed elettrica oggi, quindi non è il caso di rispondere male o, presi dall'impeto, di lanciarsi in affermazioni un po' troppo fuori portata o prendere posizione in maniera subitanea. Gemelli, la giornata di oggi prevede invece una luna che nel vostro caso gioca a favore, anche se qualcosa vi risuona dentro di voi, proprio perché Mercurio e Urano sono nel vostro inconscio, nella vostra ideale dodicesima casa. Probabilmente qualche stonatura vi ha messo di cattivo umore. La luna però sarà benevola e in serata riuscirà a farvi sorridere. Cancro, oggi la vostra luna fa i bisticci con Urano e Mercurio. Probabilmente non è un buon momento per stipulare accordi e probabilmente potrà anche verificarsi che la parola data potrebbe essere non mantenuta da uno dei vostri referenti. Non prendetevela. Leone, una giornata oggi un po' antipatica, con una luna che quadra Urano e Mercurio opposta ai vostri gradi. Non è certo il momento per prendere delle decisioni affettive. Queste potrebbe essere un momento delicato, una piccola crisi, ma state tranquilli che Giove, Venere e il Sole vi assicurano che nell'essenza tutto va bene. Vergine,
Una giornata oggi con Mercurio Urano un po' elettrici che hanno dal trigono e fanno capire quali sono le cose da non fare o da non fare più. Passerete infatti la giornata a scartare tutta una serie di soluzioni che potrebbero essere non idonee. Arriva in serata una comunicazione inaspettata da qualcuno. Bilancia, la giornata oggi prevede per voi una luna amica, anche se questi strali Mercurio-Urano rendono tutti nervosi un po' intorno a voi. Oggi avrete l'eleganza di sgattaiolare benissimo in mezzo a tutta una serie di tensioni che non vi riguardano. Scorpione, una giornata oggi di molto complicata con una luna così quadrata e con Mercurio-Urano così in opposizione elettricamente funestati da questo aspetto, per cui oggi evitate assolutamente di aggredire o di reagire male con i colleghi al lavoro o con qualche superiore. Probabilmente la tensione degli astri vuole suggerire che c'è qualcosa di sotterraneo e di non detto. Sagittario, la luna oggi è veramente amica per voi, è in terza casa, chiarisce tutta una serie di cose dette male in precedenza. Oggi potreste essere degli arbitri in mezzo a una contesa che riuscirete a risolvere in maniera molto positiva. Capricorno, una giornata oggi che prevede un po' di spese per voi impreviste, peraltro. Non stupitevi, qualche piccola variazione può sempre capitare e poi potreste anche pensare di staccare un biglietto aereo per una prossima vacanza futura, anche se abbastanza distante nel tempo. Acquario, oggi è una giornata un po' delicata. La luna che ospitate è in quadratura proprio al vostro pianeta guida e a Mercurio. Oggi c'è una certa difficoltà di intesa per voi con le persone che avete intorno, quindi evitate di turbarvi e proponendo idee o soluzioni che forse non sono proprio quelle idonee al caso di cui si parla. Se siete distratti oggi, è il caso di far svolgere dei compiti un po' più semplici del solito. Pesci, una luna oltremodo emotiva oggi e tra l'altro un po' elettrizzata da Urano e da Mercurio. Probabilmente nella vostra area della comunicazione qualcosa ancora non riesce a sortire l'effetto desiderato. Ci lavorerete su anche in squadra, perché il team è comunque dalla vostra parte. Bruxelles, palcoscenico della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. L'incubo si materializza nel mondo del calcio. A un'ora dal fischio d'inizio, i tifosi inglesi si riversano verso la sezione riservata ai sostenitori italiani nello stadio Heysel, rompendo le reti divisorie. La folla è costretta a schiacciarsi contro il muro opposto già occupato dagli hooligans. Quel muro cede, scatenando una tragedia senza precedenti. Il 29 maggio del 1985 la vita di 39 persone, tra cui 32 italiani, viene spezzata. Oltre 600 feriti. Scopriamo insieme l'origine dell'espressione once in a blue moon, che letteralmente significa una volta ogni luna blu. Che cosa vuol dire esattamente? In realtà Blue Moon si riferisce alla seconda luna piena all'interno di uno stesso mese. E sapete che questo evento è così raro che si verifica soltanto ogni 3-5 anni? Proprio per la sua rarità ha dato vita a questa espressione. In italiano abbiamo un modo di dire simile, diciamo una volta ogni morte di papa. Anche qui il concetto è collegato a un avvenimento piuttosto raro, come appunto la morte di un papa. Come fare per recuperare tutti gli episodi di Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube, sul canale Sicilia Play. Oggi vi vogliamo raccontare la storia di un'icona degli anni 60, Daniela Rocca. A soli 16 anni conquista il titolo di Miss Catania e da lì inizia a farsi strada nel mondo del cinema. Ma è grazie al suo ruolo in Divorzio all'italiana che la sua carriera decolla, interpretando la moglie petulante e appiccicosa di Don Fefè. Ma il film non porta solo successo, ma anche la fine della relazione con il regista Pietro Germi è un tentativo di suicidio.
Da quel momento in poi Daniela inizia un percorso doloroso che la porterà in strutture psichiatriche. Purtroppo la sua vita si conclude in una casa di riposo a Milo, dimenticata dal mondo del cinema che l'aveva vista brillare. Ci salutiamo con la frase del giorno. Cadendo, la goccia scava la pietra, ma non per la sua forza, per la sua costanza. E noi siamo così costanti che ci rivediamo ogni giorno con il nostro appuntamento fisso dell'almanacco. A domani!